Ti presento una giovane opinionista di questa terza stagione, Irene. Allora, te Irene. Allora, innanzitutto è bellissima lei, però ho una cosina per lei, perché cercando un po'... Però che vuol dire? Perché però? La bicicletta rossa. Oh, la bicicletta. Prego, prego, posso vieni. Posso alzarmi? In realtà ne ho due, perché non sapevo quale sarei riuscita a portare. Questo mi... addolcisce il cuore, ma anche un po', non è? Lo facciamo perché vedere, perché quando il mio babbo se ne andò, mi mandarono in campagna da una sorella di mamma e lui mi disse... lui mi chiamava Ciccia, io sono chiamata Ciccia, Lilla, insomma, in vari modi. E mi disse, quando tu torni, lui era fiorentino, tu troverai una bellissima bicicletta rossa. E guarda, è incredibile la Ma vita. L'hai disegnato con le tue manine? È incredibile. Lo faccio vedere alla camera 1. A Chiara, la nostra camera 1. Bellissima. Prego, vai alla domanda, Irene. No, prima, tra l'altro, una bicicletta così, simile in miniatura, ce l'avevo del mio nonno, che non c'è più, e quindi quando l'ho vista ho detto, no, gliela devo subito portare, perché... anch'io sono un po' legata a questa cosa, quindi mi fa molto piacere dargliela. Grazie, grazie mille. E la mia domanda è, a questo punto, che cosa vuol dire avere una bicicletta? La bicicletta è una cosa fantastica. Io l'ho sempre detto, tu lo sai da sempre. Cioè, se sei triste diventi allegro. Se sei allegro aumenti la tua allegria, non so come dire, ti proprio la superi. E quindi... poi ti dà un desiderio di libertà. Di libertà, e poi Viareggio è bellissimo. Invece, guardate che per molte donne... È tanta roba. Di una generazione, diciamo, più vicina alla vostra, che magari in alcune zone d'Italia, in alcune famiglie, non potevano avere la macchina, non gli veniva concessa, la bicicletta era uno strumento di libertà per qualche ora, e quindi questo è anche un omaggio ad un oggetto che ha contribuito per qualche ora nell'Italia che fu a rendere più libere le donne. Questo lo voglio ricordare, insomma. Sì, è vero.